Eccoci qua con Dragon Ball Evolution, vedi guida. Un po' di tosse, e facciamo la storia. E ho sbloccato, in realtà già da tempo, ma vabbè. I due atti segreti, adesso bisogna prendere A in tutti gli atti, inclusi i combattimenti che non vengono fatti automaticamente, ma vengono fatti solamente se fai lì. Ti dice, ah, c'è un altro combattimento, tipo, non so. Ok, ho preso proprio quello sbagliato. Facciamo questo. E prendiamo questo qua. Ho questo qui. Questo qui non. Cioè, lo si fa solamente se finito il gioco si va nella selezione degli atti e gli dice, e si dice: voglio fare questo scontro qua, per dire. Tanto se mi sta uccidendo. Facciamo questo. Comunque, OBS piano piano sta diventando il mio programma di registrazione preferito nella storia. Perché è veramente comodo. Sì, la tosse. Questo qui è l'atto segreto 1. Guff. Dove sono? Cosa mi è successo? Oh, sono stato sconfitto da quel Saiyan ribelle. No, quel traditore. Me lo pagherà. Questo qui è Neo Piccolo. Cioè, veramente è la versione potenziata che. In teoria dovrebbe essere un costume alternativo e basta, però qui ho detto vabbè aggiungiamo un pezzo, tanto chi cazzo lo farà mai Evolution 2, quindi andiamo a fare così. Dopo la distruzione di Piccolo e il ritorno del maestro Muten, la pace tornò nelle nostre vite. Goku! Ehi Kiki, cosa c'è? Lottiamo, sono migliorata molto. Questa volta non posso perdere. Cosa dovevi fare? Sono diventato molto più forte. Non molto forte da quando è iniziato ad allenarmi col maestro Muten. C'è qualche problema? Ah, non c'è niente. Non è niente, combattiamo. Sì. E vai. Stiamo usando Ki contro di Goku? Sì. Oi. Spamma. Ma che mosse c'ha Ki? Scusatemi tanto se controllo, ma. Questa qua è una musica figa. E se lo faccio così? Tanto per cambiare, lo facciamo così, no? Cerchio da fermo, cerchio avanti, cerchio. Cerchio su, ok. Niente di insolito. Può caricare l'aura? Può caricare la stessa animazione di Videl. Mi sembra che sia Videl almeno. Aia. E perché? Tra tutti i personaggi, perché Videl? Cazzo c'entra? Ok, che mossa è? L'ho fatta. Cazzo quanto toglie. Porca vacca. Oh, cioè, ha tolto più di un indicatore, praticamente. Aia. Da fermo cos'è? Ah, ok. Scusate le mie poche parole, ma c'ho la tosse. Mi piace Sanji nel pubblico, no? È impossibile. Cioè, in tutti i Budokai mi sembra ci sia. Forse anche in Tenkaichi, però in Evolution trovo improbabile che ci sia Sanji, anche perché è fatto praticamente per gli americani sto coso e in America One Piece è tipo non esattamente qualcosa di amato e apprezzato dal pubblico, ecco. Quindi è stato uno dei fallimenti più fallimentosi, intanto per inventarsi parole di merda da elementari che ci sia mai stati nella storia dei cartoni giapponesi in America. Dopo i Cavalieri dello Zodiaco che tipo erano tre episodi e ipercensurati e fine. In America sempre. Cioè, tipo fatto fare la canzone dei Cavalieri dello Zodiaco, The Night of Zodiac, a cos'è? Linkin Park tipo. Una sigla così per un cartone ipercensurato che nessuno si inculava. Aia. Dai, dimmi che ce la faccio. Sai che non ancora, che devo ancora usare Kiki, ma. Sto facendo veramente cagare. Oh, aia. Sto tetaspoto di merda. Goku, non ti attentare. No, no, non si fa. Non si picchiano. Le donne.
Pezzo di merda. Ok. E non è morto. Palle. No. Ok. Ce l'ho fatta, vai. Devo bere perché ho mal di gola. Tra tutti i personaggi credo che Kiki abbia il modello 3D più brutto per ora. Cioè per sempre, perché siamo alla fine del gioco. Cioè dopo la fine. Che cosa, ha vinto? Un momento, Goku, sbaglio, ti dico sempre di non andarci piano con me. Non mi sono trattenuto, stavo solo facendo come te. Cioè, mi sono lasciato colpire. Ah. Tipo stronzo. Sì. Questo atto segreto 1 è l'inutilità più totale. Andiamo nell'atto segreto 2. Ci sono questi tre scontri che ho già fatto io per i fatti miei, però facciamolo comunque uno alla volta. Sì. Poi, in uno di quei tanti giorni sereni, egli tornò. Tempio Toisan. Ah, comunque in tutte le lingue dicono Dragon Ball invece che Sfera del Drago, quindi tipo una cosa tipo di Fox che li ha costretti tutte le così. Cioè, vedi, devono dire per forza Sfera del Drago, però intanto in Francia si... Il maestro Mutian lo chiamano genio delle tartarughe, lì, genio is tortoise, lì, come si scrive, tortoise geniale, lì. Non so come si scrive in francese, però comunque dicono genio delle tartarughe, nonostante nel film dicono probabilmente Mutian. Maestro Mutian! Ehi, Goku, l'hai avvertito anche tu? Sì, ho un brutto presentimento. Non può essere. Invece sì, può essere solo lui, piccolo. Ma lui, pensavo fosse morto. Sì, anche se questa è di sicuro l'energia di piccolo e sembra più forte che mai. Cosa sta succedendo? Non lo so, l'unica cosa certa è che dovremmo sconfiggerlo una seconda volta. Pare proprio di sé, tu sei l'unica persona che l'abbia mai sconfitto. Quindi immagino tu abbia un conto sospeso con te. Lo so che è tornato per me e non intendo perdere questa nuova battaglia, maestro Muten. Goku, non sottovalutarlo, è un demone accettato di vendetta, un nemico molto temibile. Cioè, certo, ho capito. Che succede? Avete un'energia diversa da quella di piccolo. Devono essere rigeneranti. Rigeneranti? Qui come facciamo, maestro Muten? Qui non c'è la lava. È vero, ma ora puoi distruggerli con una Kamehameha a piena potenza. Ok. Ascolta, tu occupati dei rigeneranti con la Kamehameha, io te l'ho piccolo occupato. D'accordo, fa attenzione. Come sempre. È qui. Che voce di merda sto facendo al genio. Piccolo. No, io non sono piccolo. Io sono grande. Cosa? Io sono Neo Piccolo. Sono tornato dagli abissi della morte per vendicarmi di te. Capisco. Peccato perché ho intenzione di batterti di nuovo. Aspetta, Goku, prima... Sì, lo so, è rigeneranti. Ma giocando sconfitto di condanna energetica, sì? Sì, infatti. Ma io mi stavo in difficoltà con la telecamera qua. Un attimo, che metto quella normale. Che poi non è quella normale, è quella diversa. Cosa? Che cazzo, perché era stanco? Oh, ma vorrei farti un po' male. Ecco, infatti. Questo mi sa che è tipo la presa di Gohan questa. Tosse, cazzo. Perché hai visto quando c'ho la tosse, vaffanculo. Oh. Simpatico Fulum. Ok, adesso l'ho ucciso per forza, Me lo ricordavo un pochino più difficile. Sì. Dai, essa addirittura. Proprio il massimo. Come dicevo, che nella versione francese hanno scritto genio di tartaruga, hanno scritto Sangoku tutto attaccato, come fanno sempre loro per evitare di pagare i diritti del nome di Goku. E però comunque hanno lasciato lo stesso piccolo, cioè hanno scritto Petite Satan Coeur. Quindi, boh, non so bene che regole avessero. Poi credo che comunque i francesi usino Carrot, genio delle tartarughe, Petit Satan Coeur, tutte queste cose qua, insomma, della loro, i nomi europei, praticamente,
di Dragon Ball decisi al tempo, loro li usino ancora oggi, perché li usavano anche nel fumetto. C'è ancora oggi nei videogiochi, nel Kai, queste cose qua. Invece noi, vabbè, noi abbiamo mandato a fanculo tutto, praticamente. Te sfido, Neo Piccolo. Tu? Aspetta, tu sei quel vecchio pazzo che... Sì, avevi molto coraggio, ma non sei in grado di battermi. Forse sì, forse no, ma almeno posso rallentarti con il Mafuba. Non per molto, perché questa battaglia sarà più rapida di quanto tu creda. Ma te è brutto, Neo Piccolo. Cioè, tipo, è lui con un vestito diverso. Ah, senza Mafuba? Era detto con, e mo dice senza. Che cazzo. Comunque è bellissimo quando fa l'onda sigillante. Perché praticamente puoi sigillare qualunque personaggio, anche Goku per dire. A patto che lo sigilli quando ha zero di vita. Minchia. Oh, e che cazzo, sapevo che era stordito, gli facevo il culo. Vabbè, non è male sta mossa. Quando è per terra gli fa anche. Gli fa anche danno, cioè. Perché non gli ho fatto danno quando era per terra? L'avevo appena detto, oltretutto. No! Brutta merda! Vai. Cioè, in teoria l'ho distrutto, dai. Bene, bene, ho vinto ancora. C'ha un po' la faccia da. Da colonnello da giovane, per dire. Anche se in realtà si vede quando da giovane in. Table Ops, quindi no, non ce l'ha la faccia. Però se non ci fosse in Table Ops, forse un pochino. E questa qui è l'ultima battaglia di questo let's play, che immagino sia stato fantastico per tutti. Gioco spettacolare, il miglior gioco di Dragon Ball di sempre, basato sul miglior film proprio. Bene, ho fatto la mia parte. Cosa, ti arrendivi già? Sei solo uno sbruffone. Non credo proprio, eh? Scusa se ti ho fatto aspettare, Neo Piccolo. Cosa? Hai già distrutto tutti i Fulum? Era solo uno. Stavo solo temporeggiando. Preparati, Neo Piccolo, ti sconfiggerò di nuovo. Tu sono un moccioso irritante. Sono stufo di tutto questo. Finirò la tua misera vita. Cioè, ho dovuto fare la voce di Neo Piccolo, come la faccio di solito col mal di gola. E la tosse, cioè non è senza mal di gola, ma con la tosse è tortura. Dai, ha rotto la difesa, perché non... Non ha perso... Vita. Ok, meno male. Dai, dai, dimmi che lo prendo in bocca. In fronte, bene. È abbastanza facile. Se facevo un po' prima, se lo rilasciavo un po' prima, avrei potuto non farmi male. Ok, 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 no. Non mi sembra il caso, caffanculo. Mancavo così poco, se riuscivo a lanciare un'energetica gli facevo il culo proprio a strisce. Idem, perché gli ho lanciato un'energetica? Che era svenuto. Ma spero si... Vabbè, vaffanculo, vai, non ce l'ho. No, perché sono un coglione? Ma questa qui non è la mossa che c'aveva Gohan, che cazzo c'entra lui? No, 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 no. No, no, ma dai, guarda, è un indicatore che... Ok, mi ha ucciso, via. Devo concentrarmi, l'ho presa troppo sotto gamba. Questa partita è una cosa seria, non si può prendere sotto gamba, vaffanculo. Ma dai, perché non ho fatto la presa? Dai, adesso faccio un'energetica che lo faccio fuori proprio. Vai! Oh, meno male che ho rotto la difesa, perché. Se no è una rottura di coglioni estrema. Oh, come cazzo ho fatto a non colpirmi, a non uccidermi? Mori.
E vaffanculo, Neo piccolo di merda. Che poi in teoria, se facciamo Dragon Ball Evolution 2, sicuramente c'era Junior, no? Satan, cioè. E sicuramente non lo facevano così. Comunque, sia carino che abbia messo questa cosa qua. Darmi un attimo di qualcosa di interessante, visto che, ovviamente, pure a loro non piaceva l'idea di fare un gioco su Dragon Ball Evolution. Quindi. Però il lavoro è lavoro, i big money sono big money. Quindi si sono tirati sulle maniche e hanno detto vaffanculo, facciamo sto gioco di merda. È incredibile, ho riottenuto i miei poteri solo per prenderli di nuovo, ma solo per perdere di nuovo contro un ragazzino. Lurido Lezzo Saiyan. Complimenti, Goku. Grazie, Maestro Muten. È stato grandioso, Gohan sarebbe fiero di te. Mi piacerebbe molto. Secondo te, sarebbe davvero orgoglioso di me? Naturalmente. Sei di sicuro il guerriero, sei di sicuro il guerriero più forte di questo pianeta. Alcuni giorni dopo? Ma che dai, ma come cazzo? Tipo all'inizio, che faccia di merda che fai in quella foto. Goku! Sto sviluppando una nuova tecnica, mi faresti da cavia? Beh, certo, ma che genere di tecnica? È una specie di raggio che esce dalla fronte. Che cosa? Scherzavo, sarà uno spettacolo, vedrai. Ok, preparati. Doppi sensi. Oh, 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 che Babbo Natale. Sembra che tutto sia tornato alla normalità. Prendi questo. Ah, era doppi sensi. La pace è tornata di nuovo nelle nostre vite. Ci sono i nuovi crediti di salto che non mi frega proprio un cazzo. Che cacchio vestito è quello zaino? Ma dai, che pena, onestamente. Vabbè, quella del raggio che parte dalla fronte era un riferimento, perché per chi non l'avesse capito, è un chiaro riferimento a... Che sono tutti italiani, eh? Ah, scusatemi. C'erano un po' troppo italiani. Ma guarda quanti cazzo italiani! Ah no, Greenfield non è italiano. Ma c'erano molti italiani prima. No, guardiamolo un pochino, giusto per curiosità. Graphic designer Lara Spinazzola, questa cosa è sicuramente italiana. Ma ti cazzo italiani ci stanno a fare sto coso? No, Rebecca non è necessariamente un italiano. No, c'era troppa gente italiana, non è che l'ha fatta in Italia sto cazzo, diciamo di Italia. L'hanno commissionato degli italiani. No, scusate, tanto sta parte qua penso che non sia durata tipo un cazzo, quindi voglio togliermi sta curiosità. Comunque non è durata un quarto d'ora, quindi non è vero che è durato un cazzo, però tanto la curiosità me la voglio togliere lo stesso, quindi. Però sono solamente i giapponesi. Neuron Age. No, Manual of Error Artist Inc. Special Text in cooperation with CLA Middleware Community. Sì. Ma per me tipo quelli che hanno gestito la produzione di questo gioco qua erano italiani, anche perché c'era un po' troppa pubblicità in televisione per sta roba. E visto quanto è venuto poco il gioco, non credo ci sia stata negli altri stati. Però potrei anche sbagliarmi, eh. Non ci sono informazioni nulla per... Adesso lo guardo, tanto chi se ne frega. Se scoprire una cosa assieme meglio per voi, altrimenti sti cazzi, cioè, se non siete curiosi nella vita, nel mondo. No, non c'è scritto un cazzo. No, sapete che c'erano tanti italiani all'inizio, però non so bene se quindi, boh. E questo qui è Dragon Ball Evolution, ho fatto tutto da inizio alla fine, quindi non potete proprio lamentarvi. Che... Anzi, potete lamentarvi se non lo volevate, quello sì, però che l'abbia fatto tutto, no. Poi non c'è sopravvivenza, ma giusto per vedere com'è. Vabbè, chi se ne frega. La cosa interessante è la galleria, tipo che sono tutti le bozzetti, le storyboard. No, la storyboard adesso ne faccio vedere una perché... Dico la verità. E
No, non sono disegnate male ste affari, eh. Cioè, non sono in stile Dragon Ball tipo mai. Però non sono brutte da vedere. Devo giusto far un po' vedere così. Questi sono quelli ufficiali del film, no? Che secondo me, credo, sono abbastanza sicuro che siano presenti solamente nel gioco. Cioè, se tu lo fai in un posto che è diverso dal gioco, se tu vai a vedere, non so, nel DVD così, secondo me non ci sono. Beh, qua sì, sembra che ci sia un DVD comunque, perché non sono sicuro. Lui va l'insetto in bocca, lui fa schifo. Vomita, non so. Ecco, c'è un primo piano di Goku. Ma dai, sembra tipo, non so, un cartone della DreamWorks degli anni 90. Vabbè, dai, questo qui era il nostro fantastico Dragon Ball Evolution. Sblocchiamo questa cazzo, tanto perché siamo qui. Scontro tra un finale. Ma che cazzo di... non so se avete visto proprio. Questo qui? Come avevano disegnato Bulma, cioè proprio una roba... O Bulma o Kiki, dov'era? E se non un fumetto di quelli, non so, americani erotici, guarda. Quelli proprio brutti. Ah, è proprio Kiki, perché l'ha fatta così brutta? Guarda la faccia di Goku sopra. Almeno credo che sia Goku, non so se Goku sia Goku. E poi quella sotto, proprio due facce completamente diverse. Vabbè che è uno storyboard, però... Vabbè, smetto di cazzeggiare, ci vediamo nella prossima parte, Fox alla prossima. Ciao!